Tettone dell'ex fabbrica Lucchesi, stamani lo sgombero della municipale e da lunedì la messa in sicurezza dell'edificio. Contributo affitti, la Corte Costituzionale boccia la norma che limita l'accesso agli stranieri, bando riaperto. Gli industriali contestano il decreto dignità e nuovi paletti sui contratti a termine non favoriranno l'occupazione. Terza apertura straordinaria per la Galleria degli Alberti, sabato visite guidate senza prenotazione per ammirare i capolavori. Intervista la poggese Vittoria Guazzini che chiude una stagione trionfale con un sesto posto ai campionati del mondo di ciclismo. Una buona serata dalla nostra redazione, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. La cronaca in primo piano, blitz stamattina della Polizia Municipale nell'ex fabbrica Lucchesi. Era stata infatti occupata abusivamente da alcuni senza tetto. La denuncia è partita dalla proprietà, vediamo. Sgomberati i locali dell'ex fabbrica Lucchesi, chiusa da tempo. Questa mattina un paio di equipaggi della Polizia Municipale sono intervenuti all'interno della struttura a seguito di una denuncia della proprietà che aveva individuato nel fabbricato la presenza di soggetti senza fissa dimora. Il capannone in disuso era infatti diventato un vero e proprio rifugio per alcuni senza tetto che erano entrati nell'edificio senza troppa difficoltà perché la porta non era chiusa. Nella fabbrica dormivano di fatto due uomini che avevano allestito alcuni giacigli di fortuna. La municipale di Piazza dei Macelli ha recuperato e portato via reti, materassi e altre masserizie. Rinvenuti durante il blitz anche vari mobili fatiscenti, siringhe, vestiti e varie tipologie di rifiuti, prova della presenza costante di persone. L'interno dello stabile, sia per i due piani e anche nelle varie strutture attigue di pertinenza, è stato ampiamente ispezionato, non rilevando tuttavia la presenza di persone sul momento. Gli accessi sono stati saldati. L'intervento si è reso necessario perché l'edificio è pericolante e già da qualche settimana è stato transennato all'esterno per evitare danni alle persone, provocando non poche ripercussioni sul traffico della zona. Da lunedì la proprietà italiana della porzione interessata provvederà con una sua ditta alla messa in sicurezza dell'immobile, permettendo di ripristinare la normale viabilità e rendendo più fluido il traffico su via Cavour. E parliamo adesso del contributo affitti. La Corte Costituzionale boccia la norma che limita la partecipazione dei soli stranieri residenti da almeno 5 anni in Toscana o almeno 10 in Italia. E così è stato riaperto il bando. La Corte Costituzionale ha bocciato la norma che limita la possibilità agli stranieri di partecipare al bando per il contributo affitti 2018 e di conseguenza il Comune di Prato si è visto costretto a fare una rettifica e a pubblicarne uno nuovo. La Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che limita ai soli stranieri residenti da almeno 5 anni in Toscana o almeno 10 in Italia la partecipazione al bando. Adesso potranno chiedere un contributo per l'affitto anche tutti coloro che precedentemente erano esclusi da quella norma. A differenza dello scorso bando, le domande non andranno presentate in formato elettronico attraverso i CAF. I moduli delle domande solo in formato cartaceo si possono ritirare presso la sede del Servizio Sociale e Immigrazione di Via Roma o presso l'URP Multiente in Piazza del Comune. Devono essere riconsegnate ai Servizi Sociali e Immigrazione. Le domande per il nuovo bando possono essere presentate fino alle 13 del 14 novembre. Il testo integrale e ulteriori informazioni saranno disponibili da lunedì 8 ottobre sull'apposita pagina del sito del Comune di Prato. Confindustria Toscana Nord boccia il decreto dignità. Secondo gli industriali, infatti, il provvedimento non servirà a stabilizzare i contratti a termine, ma porterà soltanto degli oneri aggiuntivi per le imprese e una maggiore rotazione dei lavoratori precari. E lunedì a Palazzo dell'Industria due docenti di diritto del lavoro incontreranno le aziende associate a Confindustria per fare luce sulla nuova normativa. Un irrigidimento ingiustificato ai danni delle imprese e dei lavoratori che non favorirà la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. È questa la valutazione di Confindustria Toscana Nord sul decreto dignità varato dal governo e convertito in legge ad agosto. Le nuove norme, che entreranno a pieno regime dal 1 novembre, dopo l'attuale fase transitoria, modificano il diritto del lavoro con l'obiettivo di mettere un freno ai contratti a tempo determinato. Questi ultimi, per ciascuna nuova sottoscrizione o proroga, peseranno uno 0,5% in più come imponibile contributivo alle imprese. Ma al di là dell'aggravio dei costi, gli industriali temono i nuovi paletti fissati per i rinnovi rispetto ai 36 mesi di contratti a tempo determinato indicati nel Jobs Act. Il tetto massimo scende adesso a 24 mesi con 5 possibili rinnovi anziché 6. Il decreto dignità reintroduce anche la causale, ovvero la motivazione che le imprese devono addurre per rinnovare un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi.
Secondo gli industriali, la legge indica le causali da dichiarare in termini così vaghi e imprecisi da prestarsi con estrema facilità a contestazioni e ricorsi. L'introduzione delle causali per poter prorogare di 12 mesi un contratto dopo il primo anno si presta a interpretazioni, a contenzioso e quindi a poter essere decisa sulla sua legittimità o meno dalla magistratura. Per cui per un'impresa è altamente sconsigliabile avventurarsi in proroghe superiori ai 12 mesi, con un risultato certo, che non credo sarà quello della trasformazione di tutti i contratti a tempo determinato in a tempo indeterminato, ma un incremento della rotazione delle persone assunte a contratto a tempo determinato e quindi indirettamente in un aggravio dei costi per l'impresa, che dovranno scontare costi di addestramento per persone sempre nuove. E continuiamo a parlare di lavoro. La Filcams CGIL si avvicina al congresso provinciale e lancia l'allarme. Part-time sempre più diffuso e sulla chiusura della PAM di via Targetti punta il dito anche contro il comune. Il dato positivo è rappresentato dal numero degli iscritti, in crescita costante, mentre quello negativo è legato all'aumento dei contratti part-time. Sono i numeri che emergono all'avvicinamento del 12° congresso provinciale della Filcams CGIL, in programma lunedì 8 ottobre alle 9.30 a Palazzo Pretorio. Al 30 settembre i tesserati totali erano 3.036, il 70% dei quali donne. La Filcams rappresenta un vasto ventaglio di lavoratori, in settori come i servizi, il turismo, il commercio e la grande distribuzione. Il 52% degli iscritti ha un lavoro full-time, mentre il 48% part-time, tipologia oraria sempre più diffusa. Noi abbiamo la stragrande maggioranza delle realtà aziendali che vive di appalti e quindi capite bene che vivere di appalti significa avere contratti di lavoro part-time che vengono distribuiti con fasce orarie diverse in base a quello che è l'appalto in cui sei adibito. È chiaro che non c'è soltanto grande distribuzione, non c'è soltanto commercio, ci sono anche tantissime tipologie lavorative. La categoria affronta e abbraccia in sé 27 tipologie contrattuali diverse a cui fanno riferimento i vari lavoratori. Ricordo soltanto un dato su tutti: l'azienda più grossa in cui noi siamo presenti è oggi il Comune di Prato, in quanto legato e comunque detentore di tantissimi appalti che rappresentano un buon 50% della nostra complessiva rappresentanza. A proposito di problemi della grande distribuzione, la Filcam torna a puntare l'attenzione sulla questione PAM di via Targetti, chiusa nel 2016 a seguito dello sfratto imposto dalla famiglia Balli, proprietaria dell'immobile. L'area doveva essere interessata da una riqualificazione generale che prevedeva anche l'interessamento di Unicoop Firenze ad aprire un supermercato. La chiusura della PAM ha comportato la mobilità per 22 ex dipendenti. Io credo che lì ci siano tante responsabilità. La prima responsabilità va in capo a chi è proprietario degli immobili, perché avrebbe dovuto, a nostro avviso, essere molto più chiaro e coerente rispetto a quella condizione di attività lavorativa. La seconda responsabilità sta a Unicoop Firenze, che già dal primo giorno, per le voci, si era dichiarata apertamente essere l'interlocutore che sarebbe subentrato. Sopra questi due c'è un'altrettanta importante responsabilità, perché qualcuno si è fatto patrocinatore di un progetto, e parlo dell'amministrazione comunale. C'è stato illustrato in lungo e largo il progetto di riqualificazione dell'area che, come possono vedere bene tutti oggi, non ha subito ad oggi nessun elemento di modificazione. Il segretario provinciale in carica, Alberto Santini, è candidato al secondo mandato con linee guida ben definite. Le parole d'ordine saranno sicuramente inclusione, saranno sicuramente lanciare il futuro e sarà sicuramente quello di rappresentare e contrattare a livello territoriale e a livello aziendale, quindi la contrattazione a 360 gradi. In occasione della festa di San Francesco d'Assisi, la diocesi di Prato ha deciso di portare al centro dell'attenzione i temi contenuti nell'enciclica Laudato Si, che pone al centro la cura del creato. E così, dopo la messa delle 18 nella chiesa di San Francesco, i fedeli si sono riuniti per ascoltare il fondatore e promotore della rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita. Scopriamone di più. 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e giornata dedicata alla cura del creato. La diocesi di Prato, per l'occasione, ha organizzato un doppio appuntamento dal titolo In cammino con Francesco, spunti e riflessioni per un'ecologia integrale. In tanti hanno preso parte all'iniziativa, tra aggregazioni laicali, associazionismo e fedeli legati alla figura del santo d'Assisi. Il messaggio per la Chiesa oggi sono, secondo me, tre. Tre input che, tra i tanti altri che possiamo cogliere dalla testimonianza della vita di San Francesco. Prima di tutto, ecco, scegliere il Signore e sceglierlo decisamente, sine glossa, come diceva lui, no? Senza interpretazione e riduzione di nessun tipo o di nessun genere. Scegliere il Signore. Secondo, ricostruire la Chiesa e costruirla evidentemente
attraverso, vorrei dire, una ricostruzione di carattere spirituale, umano e morale, ricostruire la Chiesa. E terzo, San Francesco è stato un uomo obbediente nei confronti della Chiesa, tant'è che il suo ordine ha preso l'avvio proprio in virtù di una approvazione da parte appunto del Papa di allora. Dopo la messa delle 18, presieduta dal Vescovo Franco Agostinelli nella Chiesa Pratese dedicata al Santo, nel salone del convento del complesso monumentale di San Francesco si è tenuto l'incontro con Adriano Sella, fondatore e promotore della rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita, presente oggi in 85 diocesi d'Italia. L'idea è quella di cogliere l'occasione di questa giornata per avviare anche nella diocesi di Prato un'ampia riflessione sui temi della Laudato Si, l'enciclica che ha al centro il rispetto e la promozione della casa comune, un impegno che secondo il Papa deve essere di ogni cristiano. Papa Francesco, attraverso l'enciclica Laudato Si, si è chiamati proprio a cambiare gli stili di vita per la cura del creato. Che cosa significa? Significa che quelle azioni quotidiane che noi facciamo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, queste azioni hanno un impatto ambientale molto forte, ma anche umano su di noi, e dobbiamo iniziare a cambiare queste azioni quotidiane. Faccio un esempio molto concreto: fare la doccia al posto del bagno per risparmiare. Una seconda azione è quella del caffè. Possiamo scegliere un caffè differente, per esempio quello del commercio ecosolidale, che paga un prezzo giusto a chi fa fatica. E poi dobbiamo scegliere una mobilità differente, cominciare a usare di più i piedi, la bicicletta, i mezzi pubblici e ridurre tantissimo l'uso dell'automobile. Di nuovo la cronaca: 60 grammi di droga sono stati sequestrati dalla polizia in un circolo di via Saccenti a Maliseti. Il blitz è scattato ieri sera quando nel locale, in 6 diverse sale privé allestite per il karaoke, erano presenti 75 avventori, di cui 12 cinesi irregolari. Un 30enne cinese, alla vista dei poliziotti, si è disfatto di alcune dosi di chetamina, anfetamina e marijuana ed è stato arrestato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La denuncia è in stato di irreperibilità è scattata anche per il proprietario, il presidente del circolo. Il circolo è stato poi sequestrato. Ed è stato arrestato dai carabinieri di Montemurlo uno spacciatore marocchino che agiva nella zona del villaggio a San Giusto. La perquisizione personale ha infatti consentito di trovare 10 dosi di cocaina che il pusher aveva con sé, ma poco dopo i militari sono riusciti a sequestrare ben 17 panetti di hashish nascosti in un'auto parcheggiata poco distante, vettura che lo spacciatore aveva dichiarato di aver rottamato. Una volta immessa sul mercato, la droga, per un peso complessivo di oltre un chilo, avrebbe potuto fruttare circa 15.000 euro. E voltiamo pagina, proseguono le attività promosse nell'ambito di Creazioni Urbane, il progetto ideato dall'amministrazione comunale di Prato. Tra le varie attività proposte anche Radici Urbane, il progetto promosso dall'associazione Zappa, che ha visto il coinvolgimento di alcuni studenti delle Serlapo Mazzei. Vediamo com'è andata. Gli alberi come simbolo di accoglienza e multiculturalità, ed è proprio intorno agli alberi che si è sviluppato Radici Urbane, il progetto promosso dall'associazione Zappa nell'ambito di Creazioni Urbane. Il piano ideato e finanziato dal Comune di Prato per rivitalizzare luoghi e spazi della città. Obiettivo del progetto, che ha visto il coinvolgimento di 25 bambini della scuola media Serlapo Mazzei, è quello di aiutare la classe ad intrecciare le proprie radici e creare un legame tra gli studenti e lo spazio urbano condiviso. Si tratta di una classe dove la comunicazione non verbale è molto utile, poiché ci sono provenienze diverse, e quindi ci è stato sollecitato il più possibile un intervento di natura appunto gestuale e mimica. E così i ragazzi hanno prima mappato gli alberi e scelto quello secondo loro più rappresentativo, per poi partecipare a laboratori di espressione corporea e artistici. Abbiamo fatto questa mappatura e esplorazione, in particolare del giardino di Sant'Orsola. Si è poi proceduto a creare un percorso di laboratori sia espressivi che artistici, in particolare con la ceramica, che poi appunto condurranno ad un'azione vera e propria di arte collettiva intorno a questo albero che hanno scelto. L'albero abbiamo scelto guardando un po' tutti gli alberi, e quello che ci piaceva di più era appunto quello al centro del parco, che si notava di più rispetto agli altri perché aveva le radici, diciamo, possenti, era anche abbastanza alto e grande, i rami erano molto lunghi e, come ha detto Gibril,
le foglie erano verdi e si riflettevano contro il sole, quindi c'era un colore, diciamo, un verde chiaro che ci piaceva molto. Che cosa sai su degli alberi? Che possono sentire, hanno delle emozioni, possono comunicare attraverso le radici e poi gli alberi possono cambiare colore a stagione. Ti diverte fare queste attività qui sia nei giardini che in classe? Sì, perché come ha detto Eric di solito ci si annoia, ma con queste attività ci si diverte, ci si isola dalla scuola e si fa questi giri per prato a vedere gli alberi. E di nuovo la cronaca, privo di patente e assicurazione un automobilista ha tentato la fuga al macrolotto. L'episodio è successo mercoledì quando una pattuglia della polizia municipale ha notato in via dei Fossi un veicolo che alla vista degli agenti ha accelerato la marcia svoltando nella prima strada a disposizione. Gli agenti insospettiti hanno quindi controllato la targa e verificato che il veicolo era sprovvisto di revisione di assicurazione. L'uomo a un certo punto ha anche tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato raggiunto dagli agenti ed è stato poi portato al comando di Piazza Macelli, dove è risultato essere un cittadino cinese privo di patente e permesso di soggiorno. È stato quindi denunciato e sanzionato, mentre il veicolo è stato sequestrato per 3 mesi. E 2 pregiudicate sono state denunciate dai carabinieri di Carmignano per aver rubato un paio di scarpe da ginnastica in un negozio. La vicenda risale allo scorso agosto. Le donne, 2 sudamericane, avevano infatti rubato la merce con la scusa di provare un paio di scarpe. I commessi, nel tentativo di fermarle, erano state aggredite dalle 2 malintenzionate che però poi erano perse le loro tracce, essendosi appunto allontanati nelle vie circostanti. Approfonditi accertamenti hanno poi permesso di risalire alle giovani sudamericane gravate da precedenti per reati contro il patrimonio, che sono state così denunciate in questo caso per rapina impropria. E cambiamo argomento, porte aperte nella palazzina dell'Avis per ospitare tante attività per bambini e ragazzi in attesa del progetto Prama. Vediamo. Da sabato 20 ottobre parte l'iniziativa Laboratoriami, nata per sperimentare nuove attività dedicate ai bambini da 3 a 14 anni in attesa dei lavori per la realizzazione del progetto Prama nella palazzina Avis di via Sant'Orsola. Organizzata da Fondazione AMI ed Avis, l'iniziativa prevede una serie di appuntamenti in alcuni locali della struttura per stimolare un senso di appartenenza e sperimentare attività ricreative ed innovative. Il programma è stato elaborato da Cooperativa La Ginestra, Delum e Associazione Gioco Parlo Leggo Scrivo con il patrocinio del Comune di Prato. E abbiamo chiamato Aspettando Prama questo percorso. Abbiamo fatto una selezione con una sorta di bando in questi mesi e 3 associazioni pratesi hanno aderito al nostro invito e con loro sperimenteremo attività all'interno della palazzina per far sì che quando poi arriveremo a tagliare il nastro di Prama sapremo già quali sono le attività migliori per i nostri ragazzi. Dal 20 ottobre al 22 dicembre è in programma quindi un ricco calendario di attività che trasformeranno la struttura in una sorta di officina temporanea di idee ed emozioni. I laboratori sono suddivisi per fascia di età e si articolano in 5 incontri. Si passa dai tessuti ai peluche, dalla musica alla pittura e ai murales, fino a laboratori teatrali. Tutto in attesa della nascita di un grande centro rivolto a tutti i bambini e ragazzi diversamente abili e in carrozzina, arrampicata, palestra, spazi polivalenti e multisensoriali nel cuore della città per un campus davvero speciale. Si sta per presentare il progetto definitivo a tutte le varie istanze per avere le concessioni edilizie, eccetera, eccetera, e si sta aspettando un attimino che finisca il discorso dell'ospedale vecchio, perché non si può cominciare i lavori praticamente fino a quando non parte la ristrutturazione, diciamo, di quello che è il vecchio parcheggio e la parte che verrà abbattuta del vecchio ospedale. Iscrizioni ai laboratori entro il 17 ottobre ed informazioni alla Fondazione AMI Prato.
Terza apertura straordinaria per la Galleria degli Alberti. Dopo le prime due a settembre, che hanno raggiunto quota 2.500 visitatori, si replica grazie all'iniziativa Invito a Palazzo dell'Associazione Bancaria Italiana. Di nuovo aperto Palazzo degli Alberti, questo sabato 6 ottobre sarà possibile ammirare una selezione di 11 opere, tra cui i capolavori di Filippo Lippi, Caravaggio, Giovanni Bellini, Puccio di Simone e un nucleo di sculture dell'artista pratese Lorenzo Bartolini. L'iniziativa, che apre le porte del prestigioso palazzo, dal 1870 sede della Cassa di Risparmi e Depositi di Prato, diventata poi Cariprato e oggi proprietà di Banca Intesa San Paolo, è Invito a Palazzo, l'appuntamento promosso dall'Associazione Bancaria Italiana per l'apertura straordinaria e gratuita dei palazzi storici delle banche italiane. Dei 107 palazzi che in tutta Italia saranno visitabili sabato, il gruppo Intesa partecipa con 13 tra residenze storiche, sedi museali e palazzi di direzione in tutta Italia e in Toscana con l'apertura del pratese Palazzo degli Alberti. Dalle ore 10 alle 19 ingresso libero e visite guidate a ciclo continuo senza obbligo di prenotazione. Per i pratesi si tratta della terza occasione dopo i primi due weekend di settembre per rimanere affascinati dalla crocefissione di Bellini, dalla Madonna col Bambino di Filippo Lippi o dall'incoronazione di spine di Caravaggio, capolavori rimasti nascosti per anni dopo il ratto del presidente di Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin, che prelevò le opere dalla galleria e le trasferì a Vicenza. Le precedenti due aperture straordinarie di settembre hanno toccato i 2.500 visitatori. Per il momento, a parte quella di domani, non sono in calendario altre visite alla galleria, dicono da Banca Intesa, che rassicura di continuare a lavorare per l'apertura definitiva dello spazio espositivo interno al Palazzo degli Alberti. E apriamo adesso la pagina sportiva, iniziamo con il ciclismo. Si è conclusa la stagione trionfale della poggese Vittoria Guazzini, che però ai campionati del mondo si è classificata sesta sia nella prova a cronometro che in quella in linea. Ascoltiamo quindi l'intervista realizzata a Innsbruck, sede dei campionati mondiali. La cercavo, alla fine l'ho trovata e sono molto contento. Vittoria Guazzini, sesta a cronometro e sesta in linea. Non ti sei smentita, a parte gli scherzi, era un po' anche fisiologico questa cosa di un calo di forma, però c'eri. Sì, lunedì sicuramente non è stata una delle mie giornate migliori, l'ho sentito dai primi chilometri, sapevo che sarebbe stata molto dura. Giovedì purtroppo ci ho creduto fino alla fine, la gamba c'era sinceramente, mi sono ripresa bene, però è andata così, ormai è andata, penso a recuperare ora appunto un periodo di stop e poi riniziare più convinta di prima il prossimo anno. Nazionale italiana è andata bene? Sì, abbiamo dimostrato che comunque come squadra siamo davvero forti, siamo arrivati in tre nelle prime sette appunto, purtroppo ci è mancata la medaglia, ci è mancato il risultato, però siamo sempre lì, quindi va bene così, ci sta di sbagliare, purtroppo non possiamo tornare indietro. Bilancio 2018 assolutamente positivo. Sì, non mi sarei mai aspettato una stagione così. A questo punto volevo concluderla al meglio, però dai, va bene così, sono soddisfattissima e tutti i sacrifici sono stati ripagati. Adesso aspettiamo il finale della gara, anche qui forse non prenderemo nulla, facciamo il tifo per Nibali e compagni. Beh, sicuramente domani farò il tifo per l'Italia, ma ora c'è veramente una speranza per le medaglie, ho visto che la Guderzo è scattata, in questo momento è terza, quindi incrocio le dita e spero in una medaglia perché se la meritano tanto. Speriamo, dai, forza Italia! È stata presentata ieri sera la squadra del Circolo Prato 2010, che la scorsa domenica ha conquistato la prima vittoria nel campionato a due di tennis tavolo. Parte con grandi soddisfazioni il Circolo Prato 2010, la società di tennis tavolo nata nel 2007. Domenica scorsa, infatti, la squadra composta dall'attuale campione d'Africa squadre maschili Aziz Lugbenga, dal campione olimpionico Adayemo Fatai e dall'ex numero 9 delle classifiche italiane Lorenzo Ragni, ha vinto la prima giornata del campionato di Serie A2 contro la King Pong Roma. A Roma domenica abbiamo vinto 4-0. Della nostra squadra ci sono due nigeriani e uno di Modena. Fatai addirittura ha fatto per l'Italia, ha fatto due Olimpiadi, è uno, è sempre stato forte, è circa il 20-25 d'Italia, il numero 25 d'Italia. Quest'anno, nelle prospettive,
minimo di vincere, perché siamo convinti, ci danno tutti per favoriti, e abbiamo, tra l'altro, abbiamo preso dalla Nigeria il numero 300 del mondo. La società ad oggi annovera diverse squadre iscritte ai campionati interprovinciali di Serie D, oltre ad una squadra in A2, B2 e C2. Tra i tanti obiettivi che il Circolo Prato 2010 si è posto, c'è sicuramente quello di elevare la qualità e il livello degli allenamenti degli atleti di Serie A, che sono anche allenatori dei principianti e dei neofiti. Nel frattempo sono numerosi gli impegni che vedono coinvolta la società. La seconda di campionato il Circolo Prato giocherà contro l'Aquana Carrara, domenica 7 ottobre alle 10:15 alle Badie. Sarà uno scontro importante con giocatori forti, quindi spero che lo spettacolo che verrà fuori sia soddisfacente per tutti quelli che vengono a vederci. E facciamo adesso una breve pausa, ma rimanete con noi, torniamo tra poco con l'agenda e il meteo. Bentrovati, ed è il momento della nostra agenda, scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in programma a Prato e dintorni. Da domani fino a domenica 7 ottobre, dalle ore 10 presso il palazzetto Extraforum, Un gatto per amico, esposizione internazionale felina. Fino al 31 ottobre presso il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, alle ore 18, per il mese dedicato all'affidamento familiare, sarà inaugurata la mostra Mi fido e mi affido. Domani, presso i giardini di via Carlo Marx, alle ore 9:30, I giardini in festa, evento organizzato dall'Associazione AMI in cui sarà possibile trovare oggetti di modernariato, creazioni manuali ed un banco del baratto. Proseguono le iniziative per i 25 anni del Museo della Badia di Vaiano. Alle ore 14, con partenza in autobus da Vaiano, visite guidate al Museo Archeologico di Artimino e al Museo Comunale Ardengo Soffici del Novecento Italiano. I Medici a Prato, storia della grande famiglia fiorentina in trasferta, è invece il percorso che alle ore 15:30 partirà dal Museo del Tessuto e si snoderà tra vie e monumenti cittadini. Sempre alle ore 15:30 in Piazza Duomo, Prato Safari in centro storico, visita guidata per famiglie con bambini. Sempre domani, presso la Biblioteca Lazzarini, alle ore 16:30, sarà presentato Il Cavallino Restaurato, installazione scenica prodotta dal Teatro Metastasio per l'Enrico IV di Pirandello. Per concludere, ricordiamo la 27esima rassegna pratese di canti popolari di montagna, che avrà luogo presso la chiesa di San Bartolomeo alle ore 21:15. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Vola linea. Una buona serata a tutti, un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma. La situazione per domani vede la bassa pressione che ha interessato fino ad oggi le zone meridionali della nostra penisola muoversi verso nord, andando a interessare quindi anche la nostra regione. Vediamo quindi la previsione per domani: mattinata qualche temporale sull'arcipelago, delle piogge che potranno interessare la costa centro-meridionale, sul resto della regione il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con locali e deboli piogge soltanto in Appennino. Dal pomeriggio invece avremo un peggioramento su tutto il territorio regionale e fenomeni saranno possibili un po' ovunque, con i fenomeni più intensi che interesseranno ancora una volta le zone costiere centrali e meridionali, piogge invece un pochino meno intense probabilmente sulle zone interne e in Appennino. I venti soffieranno da sud-est, scirocco, saranno a tratti anche forti sul litorale, mari quindi tenderanno a divenire mossi o molto mossi nel corso del pomeriggio. Temperature in diminuzione con valori massimi di poco superiori ai 20 gradi. Per quanto riguarda infine la giornata di domenica, molta variabilità in mattinata con possibilità di fenomeni sparsi, qualche rovescio qua e là. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, quindi attenuazione dei fenomeni, una nuvolosità parziale che poi via via andrà a diminuire nel corso del pomeriggio in serata. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, tenderanno ad essere deboli, i mari poco mossi sul settore settentrionale, mossi su quello meridionale ma con moto ondoso in graduale attenuazione. Le temperature sono previste senza variazione di rilievo. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione. E non ci sono ulteriori aggiornamenti, il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per domani alle 13:45 con il TG del giorno. Grazie per averci seguito e arrivederci.